questa terra si sente un profondo empowerment femminile. Queste donne veramente ti danno questa sensazione di aver acquisito un proprio potere interiore, ma anche un potere di sorellanza. Infatti abbiamo visto quanto si siano riunite in una comunità, quanto siano amiche tra di loro, quanto loro si incontrano anche al di fuori. E come sempre la natura insegna. Le api sono una comunità, prima di tutto, una comunità matriarcale in cui ogni singolo elemento ha non solo un'utilità, ma un valore intrinseco che però ha senso nel momento in cui diventa un lavoro collettivo. E vedo questa totale sintonia di queste donne, avendole viste tra di loro, con quello che stanno imparando e come si stanno formando grazie alle api. In Bee Woman noi lavoriamo con 8 donne, l'apicoltura è il centro dello sviluppo economico e anche dello sviluppo sociale. Noi ci incontriamo in Terra Franca 3 volte per settimana. In queste 3 volte 2 sono per imparare il lavoro che possiamo fare con le api, ma anche 1 volta lavoriamo sul diritto umani e il suo economic empowerment. Beh, è un progetto che incarna profondamente il concetto di ecologia profonda, ovvero quello di dare valore a ogni elemento del vivente. Il rispetto nei confronti ovviamente della natura, di tutta la natura che abbiamo visto qui, ma anche questa relazione ecologica di reciprocità. Fra queste donne meravigliose che ci hanno profondamente colpito nel loro percorso di formazione, che le avvicina evidentemente all'ecologia, ma è un percorso poi anche di riscatto economico, potremmo dire. Io sono profondamente convinta che l'ecologia può essere una forma di economia, non il contrario, non l'economia che diventa ecologia di superficie, ma è proprio l'ecologia ci offre ampissime possibilità, e queste donne sono esattamente la conferma di tutto questo. Quando parliamo di economic empowerment sempre dobbiamo parlare di diritti umani, perché c'è una parte che è l'economico, che è trovare un lavoro, sapere imparare a lavorare con le api, ma c'è una cosa interna delle donne che devono sviluppare, e quali sono i suoi diritti umani, capire che possono lavorare, che possono trovare un lavoro, che sono forti per lavorare, per svilupparsi nella sua vita. Sai, quando tu vai spesso magari in un progetto di ecologia, molte cose sono facili, no? Vengono facili. Qui vedi un continuo spendersi in un contesto comunque ostico, perché ancora ci sarebbero degli ostacoli, no? In questa terra per poter realizzare, eppure la volontà delle persone cosa può fare, quale impatto veramente sistemico può avere, perché il miele alla fine è una scusa per creare relazioni ecologiche, è una scusa per trovare lavoro. Allo stesso tempo è anche uno strumento di profonda bellezza. Infatti le donne stanno anche imparando, no, ai vari utilizzi del miele, ma si respira moltissimo l'importanza della volontà delle persone di andare avanti nonostante tutto.